stanza e stanza e poi passiamo di sotto. Sì. Occhio per terra. Marcello, tanto una di queste stanze dovrebbe essere una delle stanze dove dormivate, giusto? Qui dormiva tua figlia? Suonata la pila. Eppure è caricata da poco. Eh sì. Ma se veniamo di sotto nella stalla è pericoloso? C'è una voce. Una voce? Sì. Non ho sentito niente. Vi ripeto, se veniamo di sotto nella stalla è pericoloso? Potete darci un segnale per favore che ci siete ancora? Questo silenzio fa più paura di... Sì, di quando hai gli scontri. Come avete visto l'altra volta, noi siamo venuti in pace e questa volta siamo anche di meno, quindi dovremmo dare anche meno fastidio. Dovevamo tornare con i nostri amici. E le campane. Thank you.
C'hai i brividi? Sì. Beh, qua tira due. Ok, siamo tornati qui. Ci sono qualcosa, vero? C'è qualcosa? Sì, sono proprio dietro di te. C'era l'altra volta quando avete recitato quella cosa, eravamo qua. Marcello o Ines. O Deborah. O Deborah. Erano proprio in questo punto. Voglio riprovare a fare un Equavox per sicuro capire. Io proverei un attimo qui, poi dopo di là. Tengo un po' un secondo. Ciao! Con che abbiamo il piacere di interagire? Chi sei? No, non sei Gesù. Chi sei? Noi vogliamo parlare con Marcello. Ci avete chiesto voi di tornare in questo posto? Ecco. Non ci posso no. Non ci posso credere. No, c'ho i brividi. Mio Dio, mio Dio. Non ci posso credere. Solo in questo posto è successo. Chi siete? C'ho i brividi addosso. Io sono pietrificato. Io avevo il terrore che succedesse questa cosa. Non
Io chiedo al K2, per favore, se c'è qualcuno qui, mi può illuminare lo strumento con chi stiamo interagendo? Con qualcosa di cattivo? Oh. Sei Marcello? No, non è Marcello. No. Ci avete chiesto di tornare per abbracciarvi e salutarvi. State parlando, state dicendo una cosa brutta o bella? Non si capisce niente. Ecco. Non ci posso no. Non ci posso credere. No, c'è i brividi. Mio Dio, mio Dio. Non ci posso credere. Solo in questo posto è successo. Chi siete? Allora, c'ho i brividi addosso. Io sono pietrificato. Io avevo il terrore che succedesse questa cosa. Io chiedo al K2, per favore, se c'è qualcuno qui, mi può illuminare lo strumento con chi stiamo interagendo? Con qualcosa di cattivo? Oh. Sei Marcello? No, non è Marcello. No. Ci avete chiesto di tornare per abbracciarvi e salutarvi. State parlando. Finito. Adesso non parlo più. C'è qualcuno? Ma come mai adesso non parlo più? Adesso ha ripreso. Chi era prima che parlava? Oh.
Con chi stavo parlando? Chi stava interagendo con noi? Ma era qualcuno di cattivo? Fuori. Noi andiamo via, ma ci avete chiesto voi di tornare qui, eh? Tornare qui, eh? Noi siamo venuti qui per darvi un abbraccio e sperare che andate nella strada verso la luce. Ci potete dire per cortesia con chi stavamo interagendo? Adesso qui chi? Spero di aver capito male. Beh, se c'è qualcuno qui ci può far illuminare gli strumenti che abbiamo nelle mani, allora. Ma Marcello, c'entra qualcosa con questa litania che avete detto, con queste cose che avete recitato? Sì. Se fate così ci costringete ad andarcene. Ce ne dobbiamo andare? Noi adesso ce ne andiamo, vi invitiamo ad andare verso la luce, per favore. Allora ragazzi, vogliamo provare 2 minuti qui per vedere qui nella stanza del camino. Nella stanza del camino, sì. Riusciamo a capire qualcosa di più, avere risposte in merito a quello che abbiamo appena sentito. Io voglio sapere, ribadisco ancora una volta, voglio sapere quello che avete detto prima in quel messaggio, era una cosa riferita a noi? Sì. C'entra Marcello? Se c'entra Marcello mi illumina lo strumento? Perché ci avete fatto? Cosa ha detto? Armando, sta tornando. Sto parlando io. Ines? Avete detto qualcosa di cattivo dentro quel messaggio di prima? Sì.
Gesù. Gesù. Cosa c'entra Gesù? Madonna, oh, ma io non sono tutti i bambini, è lì. È lì chi? Ok ragazzi, noi abbandoniamo l'indagine. Si è ripetuta, abbiamo fatto quest'ultimo pezzo di Echo Box per dimostrarvi che solo in quel punto là ci ha fatto questa sorta di litania. Né trucchi né inganni, nel senso neanche da parte dell'Echo Box, che può essere difettoso comunque impuntarsi, proprio nello stesso punto dove è successo l'altra volta, è successa la stessa identica cosa. Il messaggio credo sia completamente diverso, perché non mi sembrava si rifacesse. Se non altro come ritmo e come lingua all'altra volta. Sì, si fa fatica a capire, perché poi è un continuo di parlare. Esatto. E perciò dovremo tutto analizzare. È stato nominato più volte Gesù. Io non so cosa dire, anche perché, ripeto, voi molte volte ci chiedete, il bello sarebbe capire sul posto, ma sul posto purtroppo spesso e volentieri, soprattutto con l'Echo Box, ma anche con la Spirit Box, è difficile capire al momento quello che viene detto, per cui riusciamo in un secondo momento, analizzando il tutto, riusciamo a capire. Questi video sono sottoposti a ore e ore di analisi, per cui anche dare delle risposte qui al momento sarebbe comunque riduttivo e non preciso, per cui quando avremo pubblicato il video sicuramente voi capirete, capiremo anche noi quello che è stato detto. E mi viene da dire che se abbiamo interagito con qualche energia o qualsiasi energia con cui abbiamo interagito, deve rimanere qui, non ci deve seguire, ok? Assolutamente. E preghiamo per Marcello che si è sparato, preghiamo per Ines, per Deborah. Concludiamo l'indagine qui. Ringrazio Alessandro dietro la telecamera che anche questa volta ha ripreso l'indagine. Ciao ragazzi, a presto, grazie. Vi ringrazio anch'io. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, continuate a supportarci come state facendo. Siete la nostra forza. Grazie mille e alla prossima.